qua un'epigrafe che ricorda un po' delle tappe della vita, mentre in quel periodo siamo negli ultimi decenni di vita di Pompei, che ha fatto sì, siccome era conservato in una camera funeraria ermeticamente chiusa, lo scheletro buona, quasi a pelli si vedono i resti di un orecchio, e adesso Orcus Venerius Secundio. Questa tomba, sappiamo che a Pompei vivevano persone un po' da tutto il Mediterraneo, ci sono anche iscrizioni in greco, sappiamo che soprattutto le persone più di elite. L'altro aspetto molto particolare di questa tomba.